Salve a tutti amici, oggi come un coglione sono qui a presentarvi la nuova Xbox One, o in italiano scatola X1, XD, no, XD. La scatola è nera ma è prodotta in Cina come tutto il resto ormai. Iniziamo ad aprire la nostra scatola X, volevo dire la scatola, abbiamo reso un'apertura speciale e come al solito usiamo una Nintendo Wii come alimentatore per prendere per il culo la Nintendo, ma dettagli. Vi stiamo regalando un Kinect, così potete ballare su Just Dance, mentre che siete ubriachi o fumati, decidete voi come essere, insieme ad un auricolare, così potete vedervi un porno su internet, senza che nessuno vi sente XD, manuali di istruzioni il quale nessuna persona, a parte io, si è mai letto, Usciamo i fili e cose varie che ci serviranno ovviamente per infilarli nel televisore. Per ultimo usciamo il nostro videoregistratore. Abbiamo fatto un videoregistratore così abbiamo la possibilità di vedermi tutti i miei film antichi preferiti. Ma a parte gli scherzi, inclusa nella confezione insieme ai manuali, abbiamo un adesivo per attaccarcelo in fronte, in modo tale che la gente penserà che siamo stupidi XD. Vabbè, ma vi facciamo pagare a caro prezzo anche l'adesivo, quindi potete stare tranquilli. Adesso ci spostiamo sull'Xbox One, che non è altro che un videoregistratore con Windows 8. Siccome la Sony aveva introdotto il Blu-ray, ora dopo 6 anni lo abbiamo introdotto anche noi, e poi abbiamo copiato anche il processore dalla Sony, perché eravamo troppo impegnati a farci le seghe davanti ai nostri PC con su Windows 8, adesso guardiamo il dietro, abbiamo rimosso la presa scarto così tutti gli sfigati che hanno ancora il CRT si attaccano al tram, e abbiamo messo un HDMI in più per renderlo più figo, anche se in realtà non serve ad un cazzo, 6 cavi USB di dietro, in modo tale che gonfiamo il prezzo per una questione di marketing. In poche parole abbiamo preso un vecchio videoregistratore e lo abbiamo trasformato in una console, seguendo alcuni tutorial su YouTube. Adesso passiamo al cavo HDMI, che non è altro una versione dei cinesi il quale noi della Microsoft gli abbiamo messo il logo, facendolo sembrare buono. Il joystick è fatto apposta per i nerdoni, in modo tale possano giocare confortatamente senza che gli sudano le mani. Ha sempre i classici tasti e uno speaker. Abbiamo il Kinect che sembra un dock per l'iPod o forse lo è XD. Come ho detto prima, voi vi potrete guardare tutti i pornazzi che volete senza problemi con il nostro Internet Explorer integrato. Ci siamo dimenticati, mentre che fumavamo, di mettergli un altoparlante nella cuffia, ma per oggi è finita l'unboxing XD, al prossimo video.